Buonasera gentili amici telespettatori, ben trovati a Tutto Gol del lunedì, come avete visto anche nella lunga diretta di Toscana TV con Andrea Capretti e i suoi ospiti, la Fiorentina affonda, naufraga a Genova, perde 4-1 la formazione di Italiano nelle ultime partite, la Fiorentina addirittura ha subito 11 gol, a parte la Roma, delle squadre che comunque diciamo così sono lì in lotta per l'Europa, la Fiorentina di fatto non ha dimostrato di riuscire a trovare le motivazioni, le energie per trovare i punti necessari per una qualificazione, ma ancora tutto aperto perché nell'ultima partita contro la Juventus, che si giocherà sabato sera, la squadra viola ancora le sue chance per riuscire a centrare una qualificazione europea. Nonostante tutto, nonostante anche tutti i limiti che sono emersi nella partita di oggi, con una squadra che aveva comunque un'opportunità perché la Sampdoria era già salva, poteva andare lì e fare la partita, evidentemente è saltato qualcosa. Italiano ha detto che si aspettava una partita così, poteva starci, ha detto che insomma giocarsi la qualificazione con la Juve alla fine è destino. Intanto la Juventus vince 1-0 contro la Lazio, quindi perde anche la Lazio al momento, momentaneamente, delle squadre che sono lì in lotta per l'Europa, quindi pensate cosa significa questo anche nell'ottica del campionato italiano. Veramente la Fiorentina ha 59 punti, ancora è lì a giocarsi, come vedete nella classifica, e prontamente ci suggerisce la regia una posizione europea. Rete di Vlahovic intanto per la Juventus, quando siamo arrivati al 35esimo del primo tempo. Tanto saluto gli ospiti di questa sera, così affronteremo ovviamente tutti i temi in studio. Con noi Roberto Malotti, allenatore del Montevarchi, che ha condotto il Montevarchi a una salvezza incredibile, ma soprattutto all'ultima giornata addirittura poteva conquistare i playoff, poi per tutta una serie di calcoli non c'è riuscito, però complimenti davvero Roberto per questa salvezza con Montevarchi, immagino che sarai felicissimo di questa traguardo. Certo, non c'è dubbio, strafelice. Buonasera a tutti intanto. Peraltro c'eravamo ovviamente visti, no? Alcuni giorni prima del conseguimento della salvezza, e ci dicevi, vedete, la squadra è giovane, ha mollato nelle ultime partite. E ricorda un po' quello che è successo in queste giornate con la Fiorentina. Succede quando ancora la squadra a livello mentale non è così pronta per affrontare gli impegni, quelli decisivi. È chiaro, per farlo devi avere nelle file giocatori di grande personalità. Quando non ce l'hai un po' soffri. O quando non ce l'hai e non ti rendono come giocatore di grande personalità. Oggi, ragazzi, la prestazione di Conè è stata una roba incredibile. Fabio Giorgetti, buonasera e ben trovato, consigliere comunale del Partito Democratico, presidente della Commissione Sport. Buonasera a tutti. Del Coni. Come stai, Fabio? Tutto bene? Tutto bene. Bene. Tutto bene. Ti sei dato una spiegazione di questo 4-1 veloce? Un rigore, davvero un'occasione più ne è rara. Peccato, secondo me, la troppa tensione, come diceva Roberto. Quando c'è il momento di tirare fuori gli attributi, bisogna che tu abbia quelli che li tirano fuori e che si portano la squadra con sé. Purtroppo oggi abbiamo dimostrato, non si può fare una partita come abbiamo fatto oggi. Non è accettabile, si può perdere, perché il calcio è un gioco che ci può stare, però non si può perdere in questa maniera. 2-0 della Juventus intanto. Siamo arrivati sempre secondi. Beh, e un approccio mentale, la Sampdoria ha giocato tranquilla dall'inizio alla fine. 2-0, intanto c'è il raddoppio della Juventus contro la Lazio, quindi vedete cosa è successo, questo turno di campionato incredibile, peraltro bel gol. Chi l'ha segnato, Leo? Morata, la rete di Morata, benissimo. Quindi Leonardo, grandissimo, veramente grande rammarico anche per la partita di oggi, alla luce anche dei risultati che in questo momento stanno maturando, perché ha buttato via l'ennesima occasione incredibile. È finita la benzina. La Roma è stata l'eccezione nell'ultimo mese. La Fiorentina ha perso 5 partite su 6, anche nettamente, quasi da tutti, e c'è stata una serie di fattori. Il primo sono i tanti infortuni che hanno costretto Italiano a privarsi dei giocatori più importanti. Il secondo è che tutte le volte la Fiorentina si è trovata a giocare una partita fondamentale ha sbagliato l'approccio, e quindi c'è dei limiti mentali. Non c'è un calciatore che è in grado di prendere in mano la squadra a livello di personalità, né i nuovi né i vecchi. Probabilmente c'è una società che ha dato dei segnali precisi negativi, perché se a metà stagione ti privi del capocannoniere del campionato, il segnale è inequivocabile. E quindi poi c'è un dato, cioè la Roma, l'Atalanta e la Lazio sono molto più forti della Fiorentina.
Quindi già che a una giornata alla fine con meno di 60 punti tu possa andare in Europa, la dice lunga sul livello della Serie A di quest'anno. Perché ragazzi, ma quest'anno in Serie A si salva la Salernitana, ha fatto 32 punti. Io me lo ricordo quando si ragionava di fatto 40. Che per salvarsi ci voleva 40 punti. Ha fatti 32 la Salernitana e si salva. Quindi questa è una grande occasione, ma ancora c'è una settimana per vincere una partita per rischiare di andare in Europa League, perché la Roma, anche la Roma alla vigilia sì. della Conference, Juric, che è l'allenatore del Torino l'anno scorso, il Verona, sì. e andò a Napoli, gli levò la Champions a Napoli, quindi è tutto aperto. Sì, esatto, peraltro ricordiamo si giocherà venerdì Torino-Roma. Bene. E poi sabato si giocherà Juventus, Fiorentina-Juventus e poi ovviamente le altre partite che comunque riguardano la Champions, che riguardano i piazzamenti europei. Voglio salutare Gianluca Gori, economista, che ci è venuto a trovare. Grazie, buonasera e benvenuto. Buonasera, allora, e grazie infinite, allora, per l'invito. Che spiegazione diamo dal punto di vista dei numeri della sconfitta di questa sera? Dal punto di vista dei numeri? Io non parlerei tanto di numeri. Io direi che ho notato qualcosa che è un po' di diverso rispetto alle altre partite. A un certo punto Italiano ha smesso di urlare. Non lo so, sì, erano scarichi, molto probabilmente erano scarichi, però forse dovevano anche essere forse maggiormente incitati. Ma al di là di questa piccola cosa che ci può stare, perché io mi ricordo di Eriksson che stava fermo in panchina, quindi voglio dire. ognuno in panchina reagisce. Ognuno reagisce a suo modo. Oggi. Sì, eravamo scarichi, forse gli altri hanno giocato sull'onda dell'entusiasmo, non hanno più nulla da perdere, eccetera, eccetera. Però io tengo a ribadire che sulla fascia destra non pervenuti. Venuti e Iconè. No, esatto, non pervenuti, venuti e Iconè. Cioè a dire praticamente come si fa a dare un voto su un'eventuale pagella. Al di là di quello che può essere stato l'input di Italiano, al di là di quello che può essere stato il carisma dell'allenatore, che ce l'ha messo o non ce l'ha messo, ma sulla fascia destra non abbiamo avuto niente. Questo mi ha molto preoccupato. Io quando una volta a Leo, la prima volta che vengo, quindi diciamo in sostanza è difficile raccontare sì. tutto quello che si vorrebbe dire. Certo, o raccontare. Questa cosa della fascia destra è vera oggi. Sì, è vera, ma dai, alla penultima giornata il problema non è la fascia sì, destra. Sì. No, certo. Il problema oggi è stato generale, la fascia destra. Sì, ma siamo d'accordo, il problema è stato generale. Io mi ricordo una cosa, l'allenatore. Tu fai l'allenatore, giusto? Sì, ci provo. Io una delle prime discussioni che ebbi, non certo in televisione perché è la prima volta, ecco, quindi fuori con Leo. Su quale allenatore? No, si parlò del modulo e gli dissi: guarda Leo, Lidas, Linz Lidl, diceva che ci vuole il triangolino, ma il triangolino non ha nulla a che vedere con l'anzolino di lato zero, cioè il triangolo, i due centrali e il centro mediano. Ora, se noi vogliamo arrivare ad avere una struttura di squadra, non si deve partire, a mio modo di vedere, dal portiere, il difensore, il regista e il centravanti. Ok? No. Bisogna partire dai due scienziati e il centro mediano. Lì è la cortina d'acciaio. Quello è il cuore della squadra. È vero? Quello è il cuore della squadra. Sul triangolino sono curioso. Sul triangolino tu c'hai detto. Io volevo sapere questa cosa. Stava aereo di stare tesi il triangolino che c'è stato. Comunque, dice, tanto per chiudere il discorso, è chiaro che quando uno di questi tre non funziona va sostituito e quindi non ci vogliono tre giocatori, ma ce ne vogliono sei. Ho letto Milenkovic, va alla Juve anche lui. No, calma, e se noi calma, dobbiamo calma, sostituire qualcuno di quei tre, allora ce ne servono anche altri. Che noi partiamo dall'idea che abbiamo Milenkovic, abbiamo Igor Milenkovic. E Torreira. E Torreira.
bisogna pensare anche al fatto che ci debbano essere altri tre soggetti. In fondo la squadra si è di 22, 11 più 11, no? Quindi voglio dire, ci sarà anche, anche la necessità di sostituirli. Mi piace questa cosa, secondo noi due centrali e il giocatore della 90 sono i più importanti della squadra. Sono i più importanti, no, sono, e se quelli non funzionano. Importante, è anche vero che non è sempre facile e non so nemmeno quanto sia sempre giusto avere giocatori forti che si competano fra di loro, perché in realtà io credo ci debba essere una squadra titolare e i titolari devono essere forti. Dovresti essere bravo a trovare giocatori altrettanto forti che però non sanno di essere forti e che fanno le riserve. Guarda, io su questo io vedo, no, il Liverpool, il Liverpool di Klopp, no? E per me questi hanno la rosa più forte del mondo. Poi vado a vedere o che giochi con i Brentford o che giochi la finale di Champions, c'ho sempre gli stessi. Cioè, c'ho sempre gli stessi. Un motivo ci sarà. Certo. Un motivo, una squadra titolare ci vuole. Allora, io direi intanto, Leonardo, di mettere in ordine anche dei nostri amici che ci scrivono. Dice, ah, dice, se la società non voleva andare in Europa lo poteva dire. Cioè, ragazzi, ora, ipotizzare che la società della Fiorentina ha detto alla squadra giocate alla meno per andare in Europa è roba da terra piattista. Questa è una cosa ridicola. Non può esistere minimamente, questo ce lo può dire qua l'allenatore. Ma soprattutto l'allenatore. L'allenatore che è chiaramente un ragazzo giovane che avrà voglia di far carriera, figuriamoci se gli ha detto ragazzi non andiamo in Europa. Anche perché io non ho capito poi, no? Io sono del parere che non era l'obiettivo della società e che questa squadra l'hanno anche sabotata a gennaio. Ma a due giornate alla fine, che gliene viene alla società di non andare in Europa? No, è tutto guadagnato, ci riscoprono, si ritrovano in Europa, hanno fatto bingo. È la cosa che spiegava Roberto Manotti prima, evidentemente la squadra da un punto di vista di tenuta mentale e fisica, queste partite... E diventa difficile, ora sentivo tante accuse a Italiano. Onestamente, ora si parlava prima della fascia destra, ma una partita come quella di oggi, analizzare anche da un punto di vista tecnico diventa quasi impossibile. Chi è che tu premi oggi e chi tu bocci? Cioè, anche per l'allenatore non è semplice portare dei correttivi, poi sicuramente avrà le sue responsabilità, per l'amor di Dio, io questo non lo so, però diventa difficile portare dei correttivi in una partita come quella quando di oggi. Quando i due camminano e quegli altri corrono, diventa difficile. Un po' come si è visto contro la Roma andava a 2 e la Fiorentina andava a 10. Quelle partite lì le vinci, e così è stato oggi, dai. La questione sembra anche molto semplice dal punto di vista. Però il dato è che non è l'eccezione oggi, perché con l'Udinese non è sta la stessa partita, ma poi ci manca. È molto simile. Quando si andò in Coppa a giocare con la Juve, non è sta la stessa partita, ma poi ci manca. Sì, è anche vero lì, Leo, però, che i presupposti erano diversi. Oggi in realtà, nonostante la serenità mentale, l'obbligo di mostrare qualcosa ce l'aveva più la Fiorentina della Sampdoria. E poi perdere, perché nel calcio puoi perdere sempre. La Roma ha perso un campionato, un Trillecce, certo. Voglio dire, puoi perdere, però c'è tante maniere di perdere. Puoi perdere 1-0, 2-1, combatti fino alla fine, crei occasioni, è un altro modo di perdere rispetto a quello di oggi. Quello di oggi è la, come dice Roberto, è la dimostrazione pratica e non siamo abituati a lottare per certi traguardi e che siamo crollati psicologicamente e fisicamente. Non è da ragione. Vincere a maggio è più difficile che vincere perché ti hai vinto con 9 mesi. No. Ma perché? Vincere è difficile sempre. Assolutamente. Però quando ti arrivi dopo 9 mesi un campionato superiore chiaramente alle aspettative. Qui c'era bisogno di tre leader, i vecchi nello spogliatoio, che comunque mettano in riga e fanno capire qual è l'importanza della partita, delle ultime tre, è fondamentale. Purtroppo questi tre anni hanno dimostrato, a parte 3-4 innesti, che il gruppo di partenza era quello e i leader sono sempre mancati. Abbiamo giocato bene, ora fortunatamente non ha
non compromette niente la partita di oggi ed è un miracolo. Un po' sì, però non abbiamo perso tutto. A fine partita Giampaolo Leonardo ha detto che il carico mentale è stato quello che ha fatto la differenza. Lui ha detto, vedete, dice, noi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui alla Sampdoria oggi. Io me la ricordo da Sampdoria a Firenze. Non l'ha vista nemmeno girare. Ragazzi, ma anche la Sampdoria fu una stagione, gli hanno arrestato il presidente alla Sampdoria. Cioè la Sampdoria non ha fatto può salvarsi nella condizione in cui ha fatto il campionato. Lui è chiaro che nel momento in cui si sono trovati salvi gli è scattato. Però il problema è la Fiorentina, perché la Fiorentina deve essere una squadra che deve reagire, non si può presentare in queste condizioni. Sì, Pensate. Però scusate, oggi, quando avete visto tutti la formazione, non avevate dubbi? La meglio possibile. Io volevo in campo. Ione è un disastro. È un disastro. In campo poi si vedono delle cose che sono disastrose. A me mi piaceva, quando è arrivato io ero contento, ma all'inizio entrava, faceva lo strappo, si presentava davanti al portiere. L'ha fatta anche la Roma, tre strappi. E fra due mesi ci fa la differenza. Leo, si è spento. E lo so, però anche vero italiano non ha mai fatto giocare a nemmeno all'inizio. È vero. E tutti noi a dirgli, ma come fa a non far giocare con lui? Probabilmente quando l'ha fatto giocare. Quando l'ha fatto giocare, ha capito perché non faceva. Probabilmente lui ci aveva visto più lungo. Perché i giocatori vanno a allenare tutti i giorni. Certo, per vederli. Bravo Roberto, no, su questo ha ragione Roberto, perché tutti dicevano, ma come deve giocare, come va fatto giocare? Quel primo tempo la Roma, che come diceva Roberto, noi si andava a 10 e loro a 2, Ihone ha fatto 3-4 strappi belli alla sua maniera, l'ha fatti, ma la Roma era ferma in tutto. Pellegrini irriconoscibili, Abraham. Ma comunque il problema vero è Firenze, ricordiamoci. Comunque perché quando io devo sentire a febbraio che siamo più forti, che Cabral è meglio di Vlahovic, che sa più alternative, questi o tu gli dai una testa, oppure. L'unica cosa che ha fatto Cabral oggi è più alla testa. No, sono da testa. Allora, una cosa, ci scrive Mario da Napoli, dice è inutile illuderci, questa Viola prende troppi gol. Ne ha presi 11 in 5 partite. Questa Viola prende troppi gol. Ci fu anche un periodo in cui non prendeva. Per me è un problema di troppa pressione che non si è retta, perché si è chiesto troppo a questa squadra e può darsi anche se si è finito la benzina. Ma poi proprio il modo di giocare, se lo fai in una certa maniera, chiaramente raccogli più di quello che dovresti avere, come è successo alla Fiorentina. Quando non lo fai più quel tipo di gioco può diventare anche deleterio. È normale in questo momento. Se non hai la stessa intensità fatto la Sampdoria oggi l'ha fressato alto, sì, però insomma alla fine il gioco ha fatto per tre quarti di campionato la Fiorentina ha garantito forse anche più di quello in realtà la Fiorentina poteva fare. Ora chiaramente resta difficile fa qui gioco e allora si vedono le magagne. Intanto ci scrive Alessio, siamo in riserva ma non da ora, ma nonostante tutto possiamo ancora andare in Europa, ma indipendentemente da questo dovrai fare grosse riflessioni sia su Cabral sia su Koné per la prossima stagione. Ma questo è argomento da post questo è un problema che ci deve risolvere il presidente della Fiorentina, che obiettivamente bisogna da indugersi ci dia cosa, perché prima parlava tutti i giorni non ce l'ha verso il fallo sta zitto. Ora è sparito dalla circolazione, bisogna ci dia cosa. Finito il campionato parlerà. Ma non che se non deve scrivere, deve parlare. Finito perché scrivere. Gianluca Goli, finito il campionato parlerà il presidente. Qualcosa ma sicuramente sì. Io personalmente devo essere sincero. Noi quando siamo da questo versante dobbiamo per forza dire la nostra opinione e dobbiamo anche criticare qualora vi sia da criticare ovviamente, però ed è giusto, specialmente insomma alcuni si divertono quando si perde, io invece mi diverto sempre più a parlare della partita quando si vince, però oggi è andata così. La società, allora prima della squadra viene la società e l'allenatore, il coach, il mago, chiamatelo come volete, però prima della squadra viene la società e l'allenatore. La società a mio modo di vedere c'è, è solida, i ranking pubblicati dimostrano che è in certo qual modo affluent il nostro presidente, quindi io mi fido, ho fiducia in loro, ho fiducia negli uomini che ha messo a capo.
della società qui a Firenze, vedi Gio Barone, ma ho fiducia anche in Pradè. Credo questo, che un imprenditore abbia l'obbligo economico, non solo morale, di far tornare i conti. Io penso che questa società abbia molto da dire da questo punto di vista, quindi mi sento tranquillo. Non ho dubbi, no, mi sento tranquillo. Quindi detto questo, l'allenatore. No, Leo, sì. Sì, tu fa bene. Allora, 100 milioni. Secondo me l'allenatore è valido. Perché? E sarebbe questo il punto di partenza importante da ora in poi. Cioè, pensiamo a trattenere questo signore, clausola, non clausola, 10 milioni, non 10 milioni, a me non interessa, io desidero che questo signore rimanga a Firenze, perché ha dimostrato di avere un modulo di gioco, non è il mio preferito. Io personalmente amo il 4-4-2 di Prandelli, dell'ultima partita con il Milan, il primo tempo, ma questo è un altro paio di maniche, è il mio pensiero, a me interessa che ci sia qualcuno in panchina che lavori sul cervello dei giocatori e gli faccia lavorare come lui vuole, e se non basta c'è la frusta, c'è il bastone, comunque deve essere un pochino talebano, deve credere in quello che fa e portare avanti il suo pensiero, e io penso che questo noi lo abbiamo. Ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco a tutto voi. Sfide. Sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi. E dopo i 50 anni, scopri il nuovo Sustenium Plus 50 più con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful. Per sostenere la tua voglia di energia. Sustenium Plus e Sustenium Plus 50 più. Dai energia alla tua energia. È Menarini. Da Coop con Scegli Tu, gli sconti sono grandissimi. Tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50%. Fino al 18 maggio. La Coop sei tu. Hans protegge il tuo luogo speciale, dove vivere le emozioni. Affidati al brand numero uno per risolvere definitivamente il problema delle zanzare. Proteggilo con Free Zanz. Sarebbe la casa dei sogni, ma se la ristrutturazione andasse a rilento, come faccio col mutuo? Banco Fiorentino propone mutui a stato avanzamento lavori, erogati in più tranche, man mano che la ristrutturazione procede. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Suzuki è hybrid, con una gamma completa di auto ibride, per essere sempre pronti a qualsiasi avventura. È
Eccoci qua, tutto gol con Roberto Valotti, Fabio Giorgetti, Leonardo Petri e Gianluca Gori. Con loro stiamo analizzando ovviamente la sconfitta della Fiorentina, perché comunque con 59 punti resta lì ancora la possibilità di raggiungere un piazzamento europeo, nonostante ovviamente il crollo che c'è stato. Ci scrive giustamente un amico, Simone, sulla diretta Facebook: dopo l'uscita dalla Coppa Italia la squadra si è spenta, le sconfitte contro Samp, Salernitana e Udinese lo dimostrano. Sei d'accordo, Leonardo? Cioè, sì, che quella... la sconfitta allo Juventus Stadio nel ritorno di Coppa Italia è stata... Io credo che gli infortuni abbiano inciso su una rosa e non era costruita per sopperire alla perdita di Castrovilli, Torreira. Ma Torreira oggi c'è una ostola antenata, cioè ha fatto un miracolo a giocare. Bonaventura è sparito per gran parte dei generi di ritorno. Odriozola non si sa più che fine abbia fatto. Più hanno venduto Vlahovic, è difficile, una squadra, ragazzi, se perde quei 3 o 4 giocatori fondamentali, può darsi che loro credessero tanto in quell'obiettivo lì, però anche lì non è che a Torino giocarono la partita in cui non è che a Torino sono andati vicino a passare il turno. Io non ci sto un momento in cui abbia pensato ci si fa ribaltare. No, anche perché quella partita ha messo subito la Juventus nei primi 20 minuti a creare occasioni da gol. Quindi questo è stato sicuramente un tema, il fatto che l'italiano in un primo momento si è inventato Torreira goleador perché riusciva a inserirsi, ha curato di più la fase difensiva, ha provato di tutto, con quello che aveva a disposizione ha fatto il massimo. Ma io vi domando, i limiti sono arrivati, italiano gli hanno fatto una cosa, perché questo allenava Trapani e Spezia e gli hanno fatti che gli hanno fatto a gennaio. Ma ti immagini se c'era Gattuso o se c'era Mourinho o se c'era un allenatore di vendeva Vlahovic, andavi anche l'allenatore. A parte a Mourinho glielo vendeva. Non glielo vendevi Vlahovic a Mourinho. Perché fa più un casino, ti metteva contro tutta la piazza. Va bene. Con gli allenatori come italiano Talebani, anche se bravo in Italia si vince poco. Ma è Talebano italiano, Leo? Sì. Perché in cosa è Talebano, professor Gori? C'ha delle idee, caro dottor Gori, in cosa è Talebano? Allora, è Talebano perché crede fermamente in quello che fa. Il modulo. È il modulo, tre, sì. Lui sì, fa sempre quello. Sì, però diciamo in qualche maniera non accetta le varianti in corso d'opera, non ne accetta molte, lui continua con il suo 4-3-3. Noi dobbiamo metterci in testa che questi sono ragazzi che guadagnano milioni, ma il fatto di guadagnare milioni non li fa diventare uomini di 30 o di 40 o di 50 anni, rimangono sempre dei ragazzi, giusto, fisicamente molto ben dotati, quindi giusto giocare al calcio. Ma chiaramente hanno bisogno di un coach, di una guida, e l'allenatore ha questa funzione. La migliorai tutti, tutti. Allora l'ha migliorati perché ha creato un gruppo. Per creare un gruppo ci vuole carisma, bisogna essere un po' talebano, non si devono fare sconti, si deve credere nel proprio modulo e portarlo avanti, indipendentemente da tutte le critiche. Lui può avere un 4-3-3 con la difesa alta, di Zemaniana memoria, potete raccontare tutto, però l'importante è che porti avanti questo modulo e ci creda, e noi si vada dietro a lui, e dovrà essere lui ovviamente a dare gli input fondamentali per il cambio, l'acquisto, le cessioni, il mercato. Come quello per c'è fondamentale. No, questo ha detto lui. Non credo che l'abbia desiderato. No, non penso. Non penso però, non credo proprio. Però sarà sicuramente convinto e resti italiano. Scrive perché secondo me italiano darà delle direttive. Le direttive devono essere recepite. La Fiorentina è una macchina di media cilindrata che gareggia contro Ferrari e Porsche, anche le dirette concorrenti per l'Europa, giusto. Per qualche giro il pilota italiano l'ha fatta andare alla velocità delle altre, ma alla fine la macchina c'è. Qualche giro, poi tutti i campionati, esatto. Qualche giro, cioè, siamo alla 37esima giornata. Cioè, il punto è, non è che per qualche giro, praticamente fino a maggio l'ha portata lì, poi... Non c'è dubbio che nella prima parte del campionato la Fiorentina ha fatto oltre quello che in realtà avrebbe potuto o pensato, certo, di fare. Perché chiaramente le squadre, quelle che gli sono davanti, hanno uno spessore tecnico superiore. Quindi io credo che il lavoro di Italiano sia stato un lavoro encomiabile, che ha dato i suoi frutti e che, come si diceva prima, ha migliorato essenzialmente tutti i giocatori.
Ora in questo momento chiaramente gli resta difficile anche a lui, è normale che poi entri anche un po' in confusione, perché chiaramente quando tu hai un periodo come quello di ora dove i giocatori perdono le proprie certezze, che quando prima un telespettatore ha scritto della partita alla Juve, ma non è una cosa da sottovalutare quella, perché in realtà quella partita un po' di certezze alla squadra le può aver tolte, e l'aspetto mentale è fondamentale, al di là dell'aspetto fisico, degli infortuni, è vero, ma l'aspetto mentale è fondamentale, ce lo insegna quando una squadra gioca male, poi riesce a far gol 1-0 e si trasformano. Oggi la Sampdoria è stato l'esempio lampante di quanto l'aspetto mentale possa contare in una squadra. Quindi forse un po' ha influito anche quel discorso lì, una partita a cui la società, la squadra, la tifoseria puntava tantissimo e ci credeva tantissimo. L'eliminazione qualcosa può darsi gli abbia tolto alla Fiorentina, un insieme di cose in questo momento anche per l'allenatore, pur bravo, non è facile da rimettere insieme. Allora, intanto voglio salutare il collega Cristiano Puccetti che ci ha raggiunto. Buonasera Cristiano, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, da dove partiamo? Dalla Fiorentina che oggi ha sprecato un'occasione incredibile, perché guardando i risultati delle altre, anche la Lazio che adesso sta perdendo per 2-0 contro la Juventus, è veramente incredibile quello che è accaduto. Comunque rimane sempre l'ultima partita con la Juventus per provare a conquistare l'Europa, ancora con 59 punti siamo lì a provare a giocarci tutto all'ultima giornata con un piazzamento europeo. Però rimane una partita che hai approcciato nel modo sbagliato, che di fatto hai perso male, non giocando. Che cosa vuoi sottolineare della prestazione di oggi? Ma innanzitutto che alla fine di questa giornata, se sarà confermato questo risultato, e sembra abbastanza favorevole alla Juventus per il momento, soltanto la Roma ha guadagnato tra le quattro squadre che sono in lotta per tre, che potrebbero diventare quattro posti in Europa, no? Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, la Roma che ha pareggiato col Venezia, che aveva saputo da poche ore di essere retrocesso, alla fine è l'unica squadra che ha mosso la classifica a 90 minuti dalla fine in lotta per l'Europa. La Fiorentina ancora nella possibilità di arrivare davanti a squadre, lo dicevate, più forti della Fiorentina, quindi è ancora nella condizione di poter completare quel miracolo che è stato portato avanti con sacrificio, con alcune battute a vuoto nel corso di questa stagione. E poi, certo, sai, l'essere talebano non incide sull'approccio, cioè è chiaro che l'allenatore è molto fissato sui suoi canoni, sulle sue convinzioni. È vero che Zeman lo ritiene il suo vero e più autentico erede, e questo non so quanto sia un complimento o soprattutto una cosa positiva, perché poi c'è da levigare alcune e da smussare alcuni aspetti dell'idea di calcio di Zeman e anche di Italiano. È talebano nel riproporre sempre il solito assetto, il solito modulo, non dare dei cambi, ma ci sono delle differenze che bisogna fare, cioè l'essere talebano non incide sull'approccio. Sull'approccio Italiano deve ancora molto crescere, perché ha sbagliato molte partite, l'ha sbagliata in maniera clamorosa, alcune delle quali, anzi molto spesso, molte con squadre più deboli della Fiorentina, più scarse secondo la classifica. Ha perso contro il Venezia, ha perso contro la Salernitana, ha perso contro l'Empoli, che comunque non è una delle squadre più deboli, ha perso contro la Sampdoria, quindi evidentemente ha perso contro una Sampdoria con un aggravante, nel senso con la Sampdoria che era già salva, e quindi con una partita che teoricamente non aveva motivazioni se dovesse raggiungere la salvezza, no? Abbiamo visto però che da questo punto di vista anche il campionato italiano ha fatto un salto di qualità, cioè noi, diciamo la verità, 5 o 10 anni fa avremmo fatto questa schedina: Roma-Venezia 1, Sampdoria-Fiorentina 2, per esempio Juventus-Lazio X2, ma se voglio aggiungere anche Empoli-Salernitana 2. Invece questi risultati sono andati tutti al contrario, cioè avremmo fatto 0 in questa schedina da 5 partite. Quindi vuol dire che
non solo la Fiorentina ha delle difficoltà, anche le altre. Noi stiamo analizzando la Fiorentina e quindi non bisogna fare il malcomune mezzo gaudio, però bisogna dire che Italiano nel suo percorso di crescita, oltre magari a cambiare qualcosa, cioè a leggere la partita tra il 55esimo e il 70esimo, lì c'è un allenatore, io credo che la fase di incidenza più importante possa essere quella, 55-75, poi se riesce a pescare i jolly negli ultimi 15 minuti è un altro discorso, però se l'hai letta, se l'hai metabolizzata, se vedi il calo degli avversari, se ritieni di dover fare qualche mossa anche dal punto di vista del posizionamento dei giocatori, lo devi fare in quel lasso temporale. Noi potremo così affidare a un computer o anche a un algoritmo le sostituzioni della Fiorentina, non cambierebbe niente, invece nell'approccio c'è bisogno dell'allenatore. È giusto che dopo la partita con la Roma i giocatori dicano e urlino nello spogliatoio grande mister, perché per un allenatore, come dicevate giustamente da studio, incide in maniera clamorosa sulla preparazione e sullo svolgimento di una partita. A lui si devono dare i meriti in caso di vittoria, e anche ai calciatori e anche alla società. A lui vanno dati i demeriti, pure ai calciatori e anche alla società, in caso di sconfitte clamorose come quella di oggi. Tanto ha accorciato le distanze la Lazio, la rete ovviamente della formazione biancoceleste di Patrick, quando siamo arrivati al 50esimo, Juventus 2, Lazio 1, quindi Lazio che ha accorciato le distanze, attenzione ovviamente a questo risultato da monitorare. Fanno ancora un tempo a farli il biscotto. Sì, forse l'X2 di Juventus Lazio ancora ci può stare, Cristiano, però vabbè, vediamo ovviamente come fa. Vediamo forse come facciamo uno. Però scusami un attimo, Cristiano, tu dici una cosa interessante, no? Giustamente, tu dici l'essere integralista, il fatto di dire gioco con quel modulo e quel modulo lo perseguo sempre, 4-3 tutta la vita, non giustamente va scisso in modo molto chiaro da come preparo la squadra a una partita e quindi l'approccio alla partita. Allora, su questo aspetto Italiano ha dimostrato che deve migliorare in modo inequivocabile, perché se mettiamo in fila le partite sicuramente ci sono stati degli errori già prima di questa fase, no? C'erano state anche altre partite in cui magari poteva aver sbagliato l'approccio, penso soprattutto a Venezia, che può essere stato un caso in cui ma anche altre partite. Quindi su questo deve lavorare come, secondo te? Guarda, allora, lui sta crescendo ed è la prima esperienza di alto livello, la Fiorentina, no? Nelle ultime 3 stagioni, prima di questa, ha sempre centrato un obiettivo. Non era nessuno, perché non aveva, come dire, un background, un pedigree da potersi permettere, come alcuni allenatori che sono stati nazionali o campioni del mondo o hanno militato nelle grandi squadre, di cominciare dalla Serie A. Lui è partito dalla Serie C, ha promosso il Trapani, lo ha lasciato, è andato a Spezia. Lo Spezia da 10 anni cercava di qualificarsi, di essere promosso in Serie A, è riuscito al primo colpo Italiano, è riuscito a salvare lo Spezia quando nessuno gli dava delle chance. Quest'anno probabilmente porterà la Fiorentina in Europa. Come può migliorare? Ci può essere una componente in cui migliora lui, perché queste partite le ha steccate lui, la partita col Torino, la partita con la Salernitana, la gestione e non l'approccio della partita con l'Empoli, la partita con la Sampdoria le ha sbagliate lui, tante volte anche con Leonardo, è una delle poche cose su cui ci troviamo d'accordo, attribuiamo a lui un valore aggiunto alla Fiorentina. Adesso bisogna dire che è anche la Fiorentina di Italiano quella che perde 4-1 con la Sampdoria, quella che perde 2-1 con la Salernitana, quindi lui dove può migliorare? Lui deve capire che cosa ha sbagliato nella preparazione e nel pizzicare le corde dell'attenzione dei giocatori in questa settimana. Dopodiché, se io vi chiedo chi è il leader della Fiorentina, non credo che voi mi possiate rispondere. Perché questa squadra che ha un'anima, gliel'ha data Italiano, porta dei valori sicuramente per tante cose che sono successe negli ultimi anni, non ha un giocatore che in un certo punto della settimana o in un certo momento del pre-partita o in un certo momento della partita prende la situazione in mano.
non c'è. O meglio, Pirlo è il capitano di anzianità. Aspetta, Cristiano, c'era. Non è. Leonardo, se ti accendi la televisione tu lo vedi chi era il leader della Fiorentina. Il 7 della Juve. Perché a questa allenatore. Sì, però lui era un leader. Era. Vai, Cristiano, sì. Vai. Era un leader molto per se stesso, cioè non lo puoi paragonare, Leonardo, ad alcuni leader che incidevano sulla squadra in quanto temuti, rispettati, che si erano graduati con gli anni all'interno della squadra. Lui era un giocatore fortissimo che diciamo giustamente viveva di luce propria, faceva splendere anche la Fiorentina. Però poi, come hai visto, come hai potuto notare, è finito subito nel mirino della critica alla Juventus, quindi voglio dire, è giusto rimpiangerlo, però bisogna anche andare oltre, perché altrimenti rimaniamo sempre ancorati a una cosa che non c'è più, è un rimpianto che è fine a se stesso, Leonardo. Noi bisogna pensare al presente, bisogna pensare al futuro, e lui era un leader, diciamo, a metà. Non lo puoi paragonare a un Passarella, non lo puoi, intendo dire, non a livello tecnico, dico di leadership all'interno della squadra, a un Batistuta che lo è diventato negli anni, ad altri calciatori che lo sono stati. Ecco, la Fiorentina in questo momento non ha un leader, e questo è una grave carenza che emerge in modo particolare nei momenti difficili. Io però questo è interessante. Ma senti, aspetta, fammi sentire Roberto. Sì, vai, Roberto. Io credo che abbia detto una cosa sostanzialmente giustissima, e l'esperienza mi racconta che chiaramente quando non hai in squadra il giocatore, il vero leader, in quel momento si deve innalzare l'allenatore a essere il vero leader. Lì l'allenatore deve essere lo specchio di quello che deve essere la sua squadra, e i giocatori si devono affidare a quello che in realtà trasmette l'allenatore, perché altrimenti non hai altre possibilità, non hai altre chance, non esci, non è che tu puoi far diventare, prima si parlava di Batistuta, non è che si può far diventare Batistuta chiunque, capito? È impossibile, o così Passarella, non è che di Passarella ne nasce uno ogni due anni, capito? Quindi in quei casi lì è l'allenatore che si deve ergere al leader assoluto della squadra, e di conseguenza far sì che i giocatori lo seguino. Io però credo che l'italiano l'abbia fatto, compatibilmente con l'autorevolezza che può avere uno che è al primario in una piazza importante, che non ha una carriera alle spalle che ancora gli possa permettere di avere la forza per imporci su tutto. Però ragazzi, io non so, a me mi viene, si fa le pulce italiane, ma questi giocatori prima arrivasse italiano aveva lottato altro che per la salvezza, non aveva fatto nulla. Ma c'è gente che ha 30 anni della sua carriera, o ha giocato in Serie B o ha lottato per la salvezza. Non lo so, a metà campionato gli hanno venduto il capocannoniere del campionato e gli hanno comprato due che insieme hanno fatto 5 gol il giro di ritorno. 1-2, 1-3. E questo ha fatto in necessità virtù. A me mi pare, francamente, si fa le pulce italiano e non si accenna a un operato di una società che in 3 anni, in 2, ci ha fatto lottare per salvarsi, e in terzo, nel momento in cui si alza il capo e vendi il capocannoniere pensando solo a un aspetto economico. Francamente, facciamo il processo italiano, ma prima facciamo il processo anche ai che sono stati questi 3 anni con questa società. Ma allora, Leonardo, indubbiamente l'episodio, diciamo, quello che è accaduto a gennaio. Ma non è. Ma questo non è un rammarico. Chiaro. Questo è un delitto sportivo. Questo è un sabotaggio in piena regola. Faccio un esempio. Haaland, il Borussia Dortmund, lo vende adesso. Certo, lo vende. Quando non l'ha venduto a gennaio. Mbappé a Real Madrid ci va adesso. Ma le come? Ma le come? No? Sia Jacobs, fa 100 metri. Sparano, uno lo regge per 2 secondi e poi lo lascia, e se non vince la colpa è di Jaobs, se la di l'attenuo. Comunque, Andrea, bisogna dare a Leonardo quello che è di Leonardo, cioè lui dice da parte della cessione di Vlahovic che oggettivamente, vista in un momento in cui dopo 3 anni di sofferenze e di salvezze alle ultime giornate
rialzi il capo utilizzando la dialettica di Leonardo, è chiaro che vieni, come dire, defraudato di un ipotetico, come dire, riscatto. Non che la Fiorentina ha fatto un bel campionato nel gioco, perché come diceva Roberto, chi davvero si è eretto a paladino e a leader di questa squadra è il mister. Da questa annata, secondo me, abbiamo tratto un paio di limiti all'interno di una valorizzazione fatta dall'allenatore, secondo me, di grande livello. Quello che diceva Gianluca prima è giusto, è quello di ripartire da italiano. Non so se dal triangolino o no, solo un triangolino, però qui di triangolini sta portante, sta portante il triangolino. Secondo me ce n'è diversi di triangolini da cui partire per poter aspirare a fare una squadra che arrivi davvero a ritornare a giocare fra quelle sei principali. Bisogna anche riconoscere che una Fiorentina in mezzo a quelli era tanto non si vedeva. Vabbè, fermi, bisogna lì. Dare questo per carità. È che arrivare in cima in monte garderebbe anche vedere qualcosa. Fermi lì, ci fermiamo un attimo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco insieme a tutti voi qua a Tutto Gol su Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Da Coop con Scegli Tu, gli sconti sono grandissimi. Tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50%. Fino al 18 maggio. Let's make it better. La Coop sei tu. Sarebbe la casa dei sogni, ma se la ristrutturazione andasse a rilento, come faccio col mutuo? Banco Fiorentino propone mutui a stato avanzamento lavori, erogati in più tranche, man mano che la ristrutturazione procede. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Frizzans protegge il tuo luogo speciale, dove vivere le emozioni. Affidati al brand numero uno per risolvere definitivamente il problema delle zanzare. Proteggilo con Frizzans. Eccoci qua, dunque, ancora con A Tutto Gol, Roberto Malotti con noi in studio, Fabio Giorgetti, Leonardo Petri, Gianluca Gori, in collegamento ci ha raggiunto anche Cristiano Puccetti. Abbiamo ovviamente analizzato la partita di oggi della Fiorentina, i vostri messaggi mentre la Juventus vince 2-1 con la Lazio quando sono 64 minuti sul cronometro. Intanto ci scrive un amico: la Roma a Torino non vincerà, vediamo se Italiano lo sfrutterà per essere confermato, altrimenti Italiano diventerà italiano. Questo amico da casa vuole far fuori Italiano se non vince con la Lazio, se non vince con la Juve. Ma vabbè. Per ripigliare gli Achilli, lui è uno di quelli che voleva fare la statua agli Achilli. Se da un mazzo di carte levi il 7 belli,
bello, come fai a fare la primiera? Questa è buona, questa però è io tanto lo sapevo, che poi alla fine il capo espiatorio diventa italiano. Perché? E ti dico che non lo difenderà nessuno della società, perché fa comodo che si ragioni di italiano, perché ragionando di italiano non si toglie problemi a tanti altri. Scusa, italiano è un allenatore che comunque fino a il 16 di maggio ti ha portato a lottare per un posto in Europa. Sì, fino al 16 di maggio, non fino al 16 di febbraio. Leo, però non credo che qualcuno abbia il coraggio di mettere in discussione l'italiano. È impossibile, ha fatto di tutto. L'hanno già fatto. L'hanno già fatto, ragazzi. Figura. Destabilizzazione d'ambiente. Sì, però non si può dire sempre se non si va in Europa, te ne accorgi. Aspetta, Cristiano. No, dico, non si può sempre... a prescindere elogiare un allenatore, no? Anche quando la squadra perde 4-1, cioè il bello del nostro mestiere è che ci troviamo tutti lunedì qua e commentiamo quello che è successo limitatamente nel weekend, magari dando un outlook a quello che potrebbe essere quelle potrebbero essere le ripercussioni del futuro, perché se no vale la pena così registrare un nostro pensiero a inizio stagione e reiterarlo ogni lunedì. Cioè, che cosa c'entra tornare indietro a quello che è successo a gennaio, a febbraio, se non siamo ancora in sede di commento di una stagione che non è finita, che può qualificare ancora la Fiorentina alle competizioni europee? Capisco che Leonardo sia stato tutta la settimana estremamente preoccupato, perché già per la prima parte di stagione ha dovuto molto arrampicarsi sugli specchi con le sue teorie, come dire, sempre improntate al pessimismo. Adesso io accetto le sue analisi, le ascolto e anche eventualmente le controbatto. Bisogna però arrivare a lunedì prossimo, perché quello che può succedere nel prossimo weekend è che la Fiorentina si può qualificare a una competizione europea e allora bisogna rivedere anche le tue posizioni. Però ti fa una domanda io, Cristiano, perché tu dici che cosa ha fatto in 3 anni. Finisco e poi ti do subito la parola. Cosa ha fatto in questi 3 anni? In questi 3 anni il primo anno, diciamo, è contato poco, perché si è trovata dei giocatori e un allenatore scelto dalla vecchia proprietà, gli è servito per assestarsi. Al secondo anno ha sbagliato, al terzo anno però deve dare atto che la Fiorentina, diciamo, nel tuo caso o secondo il tuo pensiero, rischia, perché per te sarebbe un rischio, rischia di arrivare davanti a delle squadre che hanno speso molti soldi in più, che hanno un monte ingaggi molto più alto e che hanno sostanzialmente dei giocatori più forti. Prego. No, io guarda, sono talmente d'accordo con te che per quanto mi riguarda il campionato, l'ultima giornata, non mi interessa, perché per me la Fiorentina che arrivi quinta, sesta, settima e ottava ha comunque fatto una grande stagione dal punto di vista tecnico, quindi per questo io ti dico che non si può attaccare italiano, perché non si può giudicare italiano dai che succede nell'ultima giornata. Il lavoro di italiano è un lavoro grandissimo, grandissimo, perché ha fatto 22 punti in più dell'anno scorso e questo gli va riconosciuto. Ha vinto 18 partite. Ci voleva 3 campionati per vincere 18 partite fino a quest'anno, ma che si scherza, davvero? E quindi il lavoro di italiano va difeso. Però, Leonardo, perché bisogna ripartire da quello, per se... come la vedo io. Sì, ma se lo elogi sempre, se lo elogi per tutta la stagione nella stessa maniera, io credo che tu non gli faccia del bene, perché ammesso che lui stasera non guardi una partita, un film, non sia fuori con la famiglia e guarda il nostro programma, deve anche capire che gli possono essere mosse, circostanziandole, delle accuse precise su degli errori che anche lui, che è una persona che sa valutare il suo lavoro, perché è intelligentissimo, ha raggiunto dei risultati straordinari fino a questo momento, sa che in certe cose deve migliorare. Non si può fare come dici te, salviamo italiano, diamo addosso alla società qualsiasi cosa succeda, addossiamogli tutte le responsabilità e qualche volta anche, diciamo, spariamo sui calciatori. I calciatori sono una componente fondamentale perché vanno in campo, ma non ci si può aspettare più di tanto da loro. Per i calciatori, in molti casi, vincere o perdere
procura la stessa emozione. Cioè, loro sono interessati alle macchine, alle donne, agli orologi, alle case, ai lussi, cioè per tutto il resto vanno un po' stimolati su quello che è tra virgolette il loro lavoro, e magari pregarli e coinvolgerli in un progetto per tenerli così attenzionati, anche in tensione per una partita come quella con la Sampdoria, che magari pensavano di andare a vincere agevolmente. Cioè il materiale, cioè l'aiuto che può arrivare nella crescita dai calciatori, dai calciatori moderni, purtroppo è zero. Sono vanno in campo, bontà loro, e recepiscono quello che le urla o le impostazioni o quello che l'allenatore è riuscito a dargli e la società sono riusciti a dargli nel corso della settimana. Poi Fabio vincono, sono felici, perdono. Fabio Giorgetti non risponde perché dice: non sono d'accordo con Cristiano su questo. Come tu fai a essere d'accordo con Cristiano? Aspetta, c'è verso. Io credo, allora, credo che tanto dell'apporto che i giocatori possano dare all'interno della squadra venga dato dalla società e da come la società imposta il lavoro. Io credo che una rosa come questa, anche se ci sono stati 3-4 innesti, credo che abbia davvero il fulcro d'italiano dell'allenatore, dell'impronta dell'allenatore, perché è stato un cambiamento epocale quello di giocare col 4-3-3 rispetto al gioco che abbiamo visto per 3 anni. Ecco perché secondo me l'approccio mentale in partita del giocare alti con questa intensità è stato secondo me quello che ci ha permesso di arrivare in fondo a 59 punti e facendo oggettivamente una stagione al di là di ogni più rosea aspettativa. Sono d'accordo quando dici che sicuramente l'italiano può migliorare. Può migliorare se la società lo mette nelle condizioni per migliorare, perché un talebano, come ricordava Gianluca e come pensiamo tutti, ma con la definizione più oltranzista che si possa, che comunque vada, genera un 4-3-3 che è un modulo molto rischioso perché pretende un'intensità sempre più alta e sempre ai massimi livelli, e non può prescindere da una rosa che gli può dare solo la società. Probabilmente, non lo so quanto della colpa d'italiano ci può essere in una partita come oggi o in quelle 5 partite: Torino, Venezia, Empoli, Genova, quelle 5 partite, secondo Udinese in casa, che la Fiorentina oggettivamente ha giocato al di sotto dei suoi standard. Su 37 partite, 5-6 partite al di sotto, secondo me ci stanno, perché se ne fai una o due vinci il campionato, se ci vai vicino. L'Inter ha sbagliato una, e ora forse più di una, però si è giocato 2 punti a Bologna che gli hanno compromesso un campionato. Io non so quante da solo ha possibilità d'italiano di migliorare questa squadra. Può migliorare italiano se la società lo mette nelle condizioni per ampliare una rosa e per probabilmente comprare quei 3 triangolini che riportava Gianluca e mi sono tanto piaciuti. A me mi va bene discutere di italiano, perché non è infallibile italiano, sicuramente è un allenatore che migliorerà facendo esperienza. Qualche volta quest'anno ha sbagliato anche secondo me, si ragionava di far giocare i giocatori arrivando alle nazionali, sì. All'inizio non li faceva mai giocare. Però lo stesso criterio lo vorrei usato per i dirigenti della Fiorentina, perché i dirigenti della Fiorentina in questi 3 anni hanno speso 35 milioni per Amrabat e Duncan. Questi dirigenti in questi 3 anni hanno portato come centravanti Moafeng, Kwame, Pedro e Cutrone,
oltre a Piontek e Cabral, di 6 e fanno 10 gol 6. Ragioniamo di questo. L'italiano gli ha chiesto un giocatore, Berardi, che non gli hanno preso e gli hanno offerto 15 milioni di Sassuolo. Ragazzi, io, questi hanno venduto Bernardeschi, sì, Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Ancora mi dovete dire dove hanno investito i soldi di Chiesa e Vlahovic, perché io in questa squadra un giocatore di livello di questi hanno venduto non lo vedo. E allora discutiamo anche di questo e poi si ragiona di italiano. Certo, questi sono gli aspetti tecnici, diciamo, che non sono stati colmati dopo le cessioni di Chiesa e Vlahovic, questo è abbastanza chiaro. Però, Leonardo, il punto è che nonostante tutto questo, la Fiorentina all'ultima giornata, certo, del campionato e è qua. Di lei in merito. E quindi, appunto ti dico, quindi possiamo discutere quanto vogliamo di tutto di italiano, però evidentemente italiano i suoi meriti li ha, perché se porta la squadra... Ma se il giocatore di questa squadra la semifinale Coppa Italia, se la rigioca la PlayStation, scrive, la semifinale Coppa Italia... Simone su Facebook, dove ci seguono più di 80 persone, ci fa molto piacere. Quest'anno italiano ha fatto un miracolo sportivo, perché la maggior parte dei giocatori in squadra sono quelli che si sono salvati nell'ultima giornata per ben 2 anni consecutivi. Nella vita poi si può e si deve sempre migliorare. Il mister è al solo secondo anno di Serie A, quindi questo è il dato principale. Comunque spiegategli anche che abbiamo 14 sconfitte, Udinese, Verona e Torino anche giocando meglio, 13, questo ci dice questo. Sì, voleva lottare per lo scudetto, evidentemente questo. Voleva lottare. Ma 60 punti, ma quanto è che si fa 60 punti? 18 vittorie, cominciate a guardare questi numeri qui, sono numeri importanti, fanno capire ovviamente la valenza dell'allenatore. Detto questo, Cristiano, oggi ovviamente l'analisi della partita è completamente inutile, perché la Fiorentina non è scesa in campo, quindi non c'è niente da salvare di tutto questo, di quello che abbiamo visto oggi. No, ma infatti io volevo chiedere, secondo voi, se la partita con la Roma l'ha preparata bene italiano o la società, e se la partita con la Sampdoria l'ha preparata male, italiano o la società? Perché italiano ha fatto un grandissimo lavoro, è vero, gliel'abbiamo riconosciuto, è vero quello che dice il telespettatore, ha fatto un miracolo perché ha portato i giocatori che lottavano per non retrocedere alle soglie dell'Europa. Forse bisogna dire, per trovare una sintesi anche, che l'allenatore precedente era così talmente poco incisivo, per non essere offensivo, o magari aveva talmente poche idee che faceva risultare un gruppo di giocatori, diciamo, mediocre, peggio di quello che in realtà erano. Poi è arrivato italiano che li ha fatti rendere di più di quello che potevano rendere, e così siamo passati da una situazione di grande depressione a una situazione di euforia, addirittura una situazione in cui la Fiorentina può qualificarsi davanti a delle squadre più forti di lei. Questo può succedere, perché il Milan forse vincerà lo scudetto ed è una squadra che, e non è la squadra più forte del campionato nel suo complesso. Sai, su oggi ti devi solo interrogare sulla ripetitività di questi episodi, cioè ci sono anche vari modi di perdere, no? Puoi perdere con la Salernitana che all'improvviso comincia a vincere partite, e lì puoi perdere e ci sta, insomma, fa parte del calcio. Però quando prendi queste legnate come oggi, cioè che non sei in partita, io mi ero dimenticato, perché diciamo è come se avessi rimosso quella con l'Udinese, che fra tutte è veramente la più incredibile, anche perché è arrivata in casa, no? E quindi hai perso a Torino, hai perso a Venezia, hai perso malissimo a Torino, col Torino hai perso a Venezia contro una squadra che si sapeva avrebbe fatto, non so, 20 punti al massimo, appunto, si poteva dedurre, e soprattutto hai perso contro la Salernitana che stava così risalendo, si dava una nuova vita, una speranza di salvezza. Però quando prendi 4 gol, cioè proprio hai sbagliato tutto, non ci sei con la testa. Come è stata preparata questa partita? Cioè, questo possa saperlo loro, cioè come può migliorare italiano? Italiano deve capire e fare il contrario di tutto quello che ha fatto questa settimana, fare il contrario di quello che ha fatto nei 3 giorni nei quali ha preparato la partita con l'Udinese. Dei motivi ci devono essere. Per quale ragione i calciatori vanno in campo
e dopo 5 minuti lo vedi già che hanno perso la partita ed è irrecuperabile la situazione. Questo non è accaduto, per esempio, non so, nel Milan, che a un certo momento sembrava aver perso lo scudetto. Differenti valori, differenti come dire, situazioni, differenti calciatori, però i cali di tensione ci possono essere, c'è modo e modo di perdere le partite. La Fiorentina ne ha perse diverse in disfatta. Secondo me questo è un punto inaccettabile, cioè è un aspetto su cui Italiano deve interrogarsi e deve dirlo lui anche dove può migliorare, perché tanto poi alla fine i calciatori sono sempre i soliti, sono gli stessi che 7 giorni prima si sono rimessi in corsa per l'Europa a sorpresa dopo una serie di sconfitte battendo la Roma. Quindi queste spiegazioni possono darcele loro, però da noi sicuramente quello che non possiamo accettare è che la Fiorentina vada incontro a queste disfatte in gare decisive, disfatte che sono troppo pesanti anche nel punteggio. Roberto Malatti, sì, ha ragione Cristiano quando dice Italiano deve fare l'opposto di quello che ha fatto. No, però sostanzialmente è chiaro che non dice delle eresie, nel senso che io credo che Italiano, come fa qualsiasi allenatore, si farà un esame di coscienza quando si rende conto che la propria squadra concede troppe opportunità e in maniera troppo facile all'avversario. È chiaro che io credo se è arrivato dove è arrivato, se ha vinto campionati, se, come ha detto Cristiano, non ha mai mancato l'obiettivo, un credo che sia uno stupido, credo sia una persona intelligente. Quindi farà di sicuro delle analisi e degli esami e valuterà quali possono essere in questo momento i limiti della squadra e dove dovrà lavorare e potrà migliorare anche in questo, ma anche riguardante l'anno prossimo, perché in effetti, l'avevo già detto prima io, in effetti in questo momento si nota che le squadre avversarie con poca fatica La Fiorentina concede troppo senza che le squadre avversarie facciano cose trascendentali. Su questo chiaramente ci dovrà lavorare e, se detto un po' rispetto al proprio modo di interpretare il calcio, è una squadra fiorentina e deve sempre giocare a ritmi alti, quando non lo fa subisce, e quindi credo che valuterà sicuramente questo, ci lavorerà sopra e sicuramente migliorerà. Questo, ma è una cosa che io mi ricordo tempo fa, Pioli messo in croce perché è un periodo che il Milan non rispondeva come avrebbe dovuto rispondere. Io credo che se il Milan vincerà il campionato quest'anno, Pioli farà un grande lavoro. Questo vuol dire che Pioli non abbia mai sbagliato quest'anno. Io mi ricordo, vidi una partita, un post partita, con l'intervista di Pioli, non ero completamente d'accordo su niente, su quello che diceva lui. Quindi è chiaro che gli allenatori, né bene né male, qualcosa è anche vero. In una partita come quella di oggi può darsi che anche inconsciamente, inconsapevolmente, qualcosa possa aver sbagliato anche, certo, anche Italiano, però ci sta. Però mi viene da ridere, io sono d'accordo. Va bene, Leonardo, aspetta un attimo, sì, lo facciamo, diciamo, dopo la pubblicità e torniamo per l'ultima parte di A Tutto Gol. Sfide. Sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi. E dopo i 50 anni, scopri il nuovo Sustenium Plus 50 più con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful. Per sostenere la tua voglia di energia. Sustenium Plus e Sustenium Plus 50 più. Dai energia alla tua energia. È Menarini. Da Coop con Scegli Tu, gli sconti sono grandissimi. Tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50%. Fino al 18 maggio. La Coop sei tu. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto super bonus con detrazione del 110%.
Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Sport ci insegna a realizzare i nostri sogni, a sfidare i nostri limiti e a non arrenderci, mai. La gamma Suzuki 100% Hybrid e 100% 4x4 ti consente di vivere appieno le tue passioni e affrontare qualsiasi sfida. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Abbiamo chiesto ad alcune persone come si trovano da Dental Factor. Ma ad esempio io qua non ho mai aspettato. Devo dire che le cure e gli interventi relativi sono poco invasivi. Cosa ti piace di più? Che ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti. Per tutto questo non serve un supereroe, ma specialisti e tecnologie all'avanguardia. Per noi dietro a ogni sorriso c'è sempre una persona. Frizzans protegge il tuo luogo speciale, dove vivere le emozioni. Affidati al brand numero uno per risolvere definitivamente il problema delle zanzare. Proteggilo con Frizzans. Eccoci qua, ultima parte di A Tutto Gol con Roberto Valotti, Fabio Giorgetti, Leonardo Petri, Gianluca Gori e il collegamento Cristiano Puccetto. La volevi riprendere? No, al volo, no, perché Cristiano giustamente ha detto i meriti di Italiano forse sono amplificati dal fatto che l'allenatore dell'anno scorso era talmente scarso che non poteva far meglio. Allora, no, io sono d'accordo con Cristiano, ma la Fiorentina non è mia d'accordo né con me né con Cristiano, perché io non un anno fa, ma l'ultima volta il presidente ha fatto un'intervista, il rammario più grande è di aver esonerato troppo presto Iachini, a cui ha ribadito di voler fare una statua. Quindi a questo punto che gli si fa Italiano? Mausoleo gli si fa. Però no. Vabbè, sei tremendo, sei. Però Leonardo, il presidente non parla da tempo, no, parlò in quell'occasione, ovviamente diciamo così. S'aspetta gloria. Parlò in quell'occasione, diciamo, sottolineando ovviamente quello che aveva fatto Iachini. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, però ormai il presidente non c'è. Io sinceramente ritornare anche col tempo a quello che è stato detto no fa... fermo, ma quando è questo nell'ultima intervista è roba di novembre cioè non è roba di agosto scorso a Radio 24. È roba nel momento in cui la Fiorentina era quinta in classifica italiano, lui voleva fare la statua agli Iachini, c'è qualche cosa intorno, ritornava su Iachini a novembre si volava però magari oggi magari ha fugato ogni dubbio e sostiene Italiano. Ma lo sa da Parma gli è toccato venire via di notte alle 2 di notte per non farsi da nessuno. Sei veramente tremendo. Intanto 88 minuti sul cronometro con la Juventus che vince 2-1 con la Lazio. Monitoriamo questo risultato perché è importante ovviamente per la classifica e anche per capire come la Juventus arriverà a Firenze. Detto questo, immaginare una partita dove la Juventus tra virgolette facilita la Fiorentina, anche qua è roba non da fantacalcio, di più, cioè ragazzi, siamo totalmente nel mondo delle favole, no Cristiano? Cioè il mondo delle favole può raccontare che un certo, giorno la Juventus... ma no, ma la Juventus, ma certo,
Ma la Juventus come stasera verrà a Firenze per cercare di vincere, ovviamente di fare la partita, magari di dare un dispiacere alla Fiorentina, insomma ci tengono tanto, giustamente, e sarebbe la stessa cosa a parti invertite. Ma questo va benissimo. A me piace molto, cioè l'ultimo turno di campionato mi ha detto che è vero che è successo questo, cioè verrà vinto lo scudetto a una delle quote più basse della storia, sarà raggiunta l'Europa ad una delle quote più basse e sarà raggiunta la salvezza a una delle quote più basse. Prima si pensava ai famosi 40 punti, no? Adesso ci si può salvare con 31, ipoteticamente. Faccio per dire. Questo vuol dire che c'è stato molto equilibrio da un lato e anche molta serietà in tante squadre che si sono impegnate fino alla fine. Per esempio io per Mediaset ho seguito Empoli Salernitana, a parte rimanere incantato dalle parate di Vicario che spero la Fiorentina possa attenzionare come sembra, però ho apprezzato molto la serietà di tutte le squadre in questo turno di campionato. Pensa al Venezia sabato sera a Roma. Speriamo. Non so, perdi quella partita perché sennò pazzesco. Esatto. Speriamo che succeda così anche, anche nell'ultima giornata. Io, per tranquillizzare Leonardo, devo dire che non rispetto molto e leggo, seguo quello che pensa la società, però non mi interessa molto, cioè le dichiarazioni non mi interessano molto e non sto a vedere se impattano in un modo o nell'altro. Commento più che tutto i fatti, cioè mi baso sui fatti, perché poi le dichiarazioni sia degli allenatori che dei giocatori che della società molto spesso sono così anche estemporanee, a volte non pensate, e in alcuni casi diciamo con dei titoli un po' tirati oppure con risposte estese nei suoi concetti, quindi non mi interessa tanto. Io dico che la Fiorentina ha fatto un bellissimo campionato e penso che per tornare all'allenatore, a Italiano e anche alla partita con la Juventus, per proiettarsi a questo, visto che mi hai chiesto di questo, Andrea, certo. E io penso che Italiano potrebbe pensare a come ha fatto a far entrare in campo con la Roma i calciatori così iniettati, con gli occhi iniettati di sangue. Dopo 11 minuti stavano 2-0 e sembrava inarrestabile la furia della Fiorentina, no? Lui deve ripercorrere mentalmente cosa ha detto, che cosa ha fatto ai calciatori in quella circostanza e poi agli stessi calciatori pochi giorni dopo che cosa non è riuscito a trasmettere in una partita che se la Fiorentina avesse vinto, anche se non si vive di sedi, ma avrebbe raggiunto matematicamente una qualificazione europea quasi normale, sicuramente in Europa League, e sarebbe stato un piccolo miracolo sportivo. Ecco, poi per chiudere, cioè gli allenatori, cioè Italiano spera in cuor suo giustamente di diventare il miglior allenatore del mondo, di andare a allenare le squadre più forti del mondo, guadagnare più soldi di tutti gli altri. È normale, ognuno di noi ha un lato in cui spera di poter essere il migliore, ha un'attività in cui spera di poter eccellere. Quando lui prende queste legnate come oggi o come l'Udinese, siccome ha molte società che lo seguono, molti presidenti, molti direttori sportivi che lo seguono e lo stanno valutando, che cosa dicono queste persone che lo osservano? Non è pronto. Non è pronto. Non è pronto. Non è pronto. E se te non sei pronto una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, rimani a un certo livello, non fai il salto. Questo per dire che ognuno ha l'amor proprio di interrogarsi, di capire quali sono i propri limiti e i propri errori, e sono sicuro che a Italiano adesso girano le scatole in maniera terrificante. Se potesse ai calciatori li prenderebbe a schiaffi. No, io Gianluca Gori che annuiva, perché qual è il punto? No, ma mi fa ripensare a quello che ho detto all'inizio, cioè di averlo visto urlare poco. A un certo punto la partita oggi. Di solito si scatena sempre, giustamente. E la vive la partita. Vive la partita, esce sempre fuori dalla sua area di demarcazione, no? Sì. Dipinta sul Al terreno, terreno sì. Perché vorrebbe quasi entrare in campo. Ecco, Italiano oggi l'ho visto anch'io un pochino più scarico, ma noi prima abbiamo fatto riferimento, Puccetti ha fatto giustamente riferimento
che forse Italiano è il primo alunno di Zeman? Eh? Può essere sì. Ecco, tutti quelli che... L'ha detto Zeman. L'ha detto Zeman. Giustamente, l'hai ricordato te, giustamente, hai ricordato una cosa interessante, l'ha detto Zeman. Ecco, il grande merito di Italiano, lo abbiamo detto tutta la sera, è un leader lui stesso in mancanza del leader in campo. E cosa ha fatto Italiano di diverso da tanti altri? Ha ruotato i giocatori più possibile, al di là della nostra immaginazione. E noi ci chiedevamo sempre il perché. Perché non avendo probabilmente quel leader in campo, forse questa era la risposta. E venendo al discorso del 4-3-3, se non hai il leader sei costretto sempre al ribaltone. Sei al ribaltone, esatto. Valorizzi il gruppo. Valorizzi il gruppo. Allora in questo il suo 4-3-3 è particolare ed è diverso. E tornando questo al discorso di Leo di prima, vero, Torreira non era al meglio, fisicamente ci aveva una costola. Quindi lo abbiamo visto in difficoltà subito dopo la prima ammonizione. Avete visto che già mentalmente ha tirato indietro il piede perché ha detto lascia la squadra in 10. Questo è un discorso. Qui forse Italiano doveva ruotare un po' di più. Ma poi stasera si è rifatto una trasmissione su Italiano, no? E mi viene a ridere. Aspetta. Perché noi ci si preoccupa e l'allenatore non sia pronto per andare ai Real Madrid, attenzione, alla Juve, ai Liverpool. Meno male non è pronto, perché se no ci va. Vabbè. Per la Fiorentina mi pare sia prontissimo. Attenzione, Lazio, occasione e gol. Gol, 2-3 della Lazio, incredibile. Al 95esimo, all'ultimo secondo di partita, gol della Lazio, 2-2. 2-2 al 95esimo, incredibile. All'ultimo secondo. Questo pazzesco. È incredibile. Questo veramente. Chi l'ha fatto, Leo? L'hai visto? No, Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Però 2-2. Anche chi, ora tutti diranno, vedi, l'hanno accomodata. Allora, lo poteva fare prima. Un po' di cose. Intanto la Lazio vola. Al 95esimo. La Lazio vola. Però questo gli vale l'Europa League alla Lazio. Vola 63 punti, eccola qua la classifica prontamente proposta dalla nostra regia. Un po' di cose. Allora, la prima, domenica c'è un problema di ordine pubblico perché c'è un concerto sabato c'è un problema di ordine pubblico perché c'è un concerto grande sold out al Mandela Forum. Quindi ci sarà, dovrebbe essere un concerto sold out in contemporanea con la partita. Quindi questo è un tema che diciamo così sicuramente sarà posto all'attenzione di chi si occupa dell'ordine pubblico subito da domani. Poi a San Siro hanno fatto peggio. Come? A San Siro hanno fatto anche peggio. Poi c'è anche il tema di San Siro, però detto questo, volevo segnalare a Cristiano che Zeman ha detto che la Conference è una competizione di basso livello per paesi sottosviluppati. Ha ascoltato Cristiano Puccetti a tutto gol e poi l'ha detta in modo più crudo, magari, però diciamo riprendendo il tuo spunto. No, dice esatto, facendo più scalpore di quando lo dicevo io a tutto gol. Questo ci si pagherebbe di tasca sua Zeman per allenare una squadra nazionale. La Lega Pro girone il che la Nouvelle Cuisine. Ha dato una valutazione giusta. E credo equilibrata perché equilibrata equilibrata per paesi sottosviluppati, equilibrata non tanto magari, però può darsi equilibrata. Guarda, allora rilancio. Vanno di triennio in triennio le competizioni, no? Sì. Fanno questi tre anni e la chiudono. Beh, questa è veramente la previsione. Intanto è finita a Torino 2-2 tra Juventus e Lazio, quindi questo è l'esito finale. Anche vanno a trienni perché vendono i diritti televisivi. Certo, sì. Questa è una competizione fantasma perché non si vede da nessuna parte. Sì, da nessuna parte, veramente. Però è scusa, su Sky. L'Olimpico era pieno per la semifinale con l'Ester che spingeva la squadra. Mourinho che piange. Marsiglia, ma non solo lì, ma figurati. Comunque in fondo qualcuno c'è che la guarda questa, almeno in fondo alla semifinale qualcuno c'è. No, certo Andrea, però non si può, allora si può fare un quadrangolare.
facciamo un quadrangolare, ottimo, cioè, non si può ridurre al fatto che anche la finale sarà bella, io la guarderò, tiferò come tiferò per, come tifo sempre per tutte le squadre italiane e spererò che la Roma possa portare un trofeo in Italia, visto che è tanti anni che, che non viene portato un trofeo internazionale. Però poi non c'è soltanto la finale e le semifinali, c'è una serie di gironi o di playoff, il playoff addirittura. Cioè l'Italia non si qualifica neanche però, direttamente a questa. Però Cristiano, anche quando la Fiorentina non fa giocare in Europa League, i gironi europei della Fiorentina, se si è giocato in Real Madrid, si è giocato a Baku, a Minsk, in Svezia, in Danimarca, con il peso Sfereira. Infatti era già sufficiente. Infatti, Leonardo, era già sufficiente e talvolta anche imbarazzante l'Europa League. Non c'era assolutamente bisogno di un'altra coppa inferiore. Io sono di parere che a calcio si gioca tutta Europa e permettere anche a nazioni meno evolute di competere, di migliorarsi, di confrontarsi con nazioni più evolute sia una cosa di una democraticità meravigliosa. Allora, intanto, Roberto Malotti... Resti sulla panchina di Montevarchi, ci hai pensato al mister? Ci ho pensato, ma ancora non ho deciso. Ancora non ho deciso. L'anno scorso fossi fantastico perché in piazza ho visto, dice, no, ho fatto il fenomeno, mi ero un po' tirato, poi ho deciso di fare. Feci impazzire Montevarchi da qui in palco. Pensate, prima facevo impazzire donne. Sono un vecchiato. Allora, grazie a Fabio Giorgetti, tra l'altro reduce da un pomeriggio fantastico alla Lorenziana. Assolutamente sì, è stato il festeggiamento del trentennale ieri, molto, molto belli, cioè, molto sentiti. Sindaco di Firenze, governatore della Toscana. Più che altro 120-150 bambini venuti con le famiglie, insomma un ambiente, un bel ambiente per fare grazie sport. Grazie all'economista Gianluca Goli per essere stato con noi. Grazie ovviamente a Leonardo Petri. Buonanotte. Cristiano, grazie mille, ci troviamo lunedì sera con l'esito finale della stagione. Assolutamente. Grazie a sono tutti, qua. Buonanotte, Ale.